Buonasera e buona domenica. Ci colleghiamo anche oggi con voi per fare il punto sulla situazione contagi e per parlare anche di eh, provvedimenti, di come evolve eh, il rapporto con il governo centrale sul tema eh, delle restrizioni che eh, vengono imposte a seconda della gravità della situazione delle varie regioni per contenere l'epidemia. Eh, facciamo questo oggi con eh, il Presidente Fugatti e il Dottor Giancarlo Rusciti e in collegamento abbiamo anche il Dottor Antonio Ferro. Eh, I colleghi ci hanno già mandato alcune domande, Presidente, però eh, è opportuno come sempre fare eh, un aggiornamento della situazione contagi. Quindi vediamo insieme i dati che eh, ci fornisce l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Sì, buonasera. I dati di oggi. Ci dicono che abbiamo 157 positivi al molecolare, 38 di questi 157 erano già antigenici e 192 antigenici. La, eh, il totale di tamponi eseguiti molecolari è di 2056, il totale di tamponi antigenici è di 1002. Questo porta ad una. Incidenza della positività eh, sui dati di oggi tra positivi molecolari antigenici rispetto ai tamponi molecolari antigenici fatti dell'11,4%, oggi la media nazionale è dell'11,7%. Ricordiamo che la media nazionale è solo sui molecolari, se noi eh, quindi prendessimo solo i molecolari di oggi, questa media per noi sarebbe molto più bassa. Ma per dire che diciamo, i nostri numeri sono in linea se non inferiori alla media nazionale. I decessi di oggi sono due. Oggi abbiamo un importante aumento del numero di eh, pazienti ricoverati perché siamo a 461, di cui 48 in rianimazione, ieri erano 447. I guariti sono 76 e là, uh, il numero di nuovi ricoveri sono 31, il numero dei dimessi è pari a 15. Un dato che sta uh, ancora più avendo importanza e che è sempre stato così, però in questa fase dobbiamo sempre ricordarlo, è il dato del, di quanti sono gli ultra settantenni che fanno parte del numero generale di positivi riscontrati oggi, sono 90, quindi voi capite che 90 sui totale che abbiamo oggi di circa 393 antigenici e i molecolari è una percentuale importante, quindi l'attenzione agli ultrasettantenni dobbiamo porla perché eh, poi sappiamo che sono quelli più a rischio nel momento in cui il contagio viene assunto e nel momento in cui e peggiora e nel momento in cui ci sono le ospedalizzazioni, nel momento in cui ci sono le terapie, le terapie intensive. Oggi ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Speranza, voi sapete ne abbiamo diciamo, con una certa uh, frequenza perché sui vari temi che uh, abbiamo, abbiamo da, da trattare, quindi abbiamo parlato di, del tema dei vaccini, che abbiamo detto che abbiamo detto ieri, abbiamo parlato del tema delle scuole, voi sapete che in comune accordo con uh, col ministro abbiamo deciso di non uh, riaprire anticipatamente le scuole superiori eh, rispetto al 7 di gennaio, quindi ci siamo confermati questo questo aspetto. Devo dire che sulle polemiche anche che hanno avuto risalto nazionale sul non sui dati del Trentino ho trovato un ministro del tutto tranquillo che non mi ha diciamo, segnalato questa problematica. Ritengo che se fosse stata una problematica per lui probabilmente me l'avrebbe segnalata. Questo sta a dimostrare che sono passati due giorni, non abbiamo avuto nessuna segnalazione al momento. Noi siamo sostanzialmente tranquilli perché crediamo di aver, di aver operato con, con la giusta uh, linearità e la giusta, uh, il giusto rispetto dei, dei, dei delle regole e dei principi che ci vengono segnalate dal Ministero della, uh, della Salute. Nei, pros, nei prossimi giorni uscirà, questo mi ha detto appunto il Ministro, ma lo disse anche ieri nella riunione delle, con le Regioni, uscirà un nuovo protocollo delle CDC sui tamponi molecolari, sui tamponi antigenici. Auspichiamo che questo possa fare chiarezza anche per avere una un comportamento uniforme da parte delle regioni. Noi siamo ormai due settimane che trasmettiamo al Ministero i dati del Trentino dei tamponi antigenici, oltre a quelli molecolari che avevamo sempre, sempre inviato e uh, ved voi vedete che anche alla data odierna il Ministero questi dati non li prende in, in considerazione. Auspichiamo che lo faccia diciamo, uh, nei, nei giorni a venire chiarendo anche le... Le, le difficoltà interpretative che ci sono tra i vari territori. Di certo c'è che il Trentino, la, la sanità pubblica e la salute pubblica l'ha sempre eh, rispettata perché nel momento in cui noi facciamo un test antigenico e questo fosse un test positivo, vi è la messa in eh, quarantena del, del, del soggetto interessato. Uh, questo è un percorso che garantisce la, 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 la sanità e ha garantito, perché così abbiamo fatto, ha garantito la sanità pubblica. Il fatto che si possano fare le. Buonasera, buon lunedì e ben ritrovati ci colleghiamo adesso appena terminato la sessione odierna del Consiglio Provinciale che questa settimana affronta la discussione del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento e eh, ora qui con noi ci sono il Presidente Fugatti e l'Assessore Segnana in collegamento invece il Dottor Benettollo e il Dottor Ruscitti andiamo molto veloci anche per non impattare sull'orario dei telegiornali e quindi passo la parola subito all'Assessore Segnana per il quadro odierno in termini di contagi, buonasera Assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Eh, nella giornata odierna abbiamo registrato 839 tamponi molecolari, di cui 84 sono risultati positivi, e 269 tamponi rapidi antigenici, di cui appunto 27 sono risultati positivi. Nel frattempo, 30 molecolari erano già eh, stati eh, conteggiati come antigenici, quindi abbiamo 84 molecolari, 30 molecolari già antigenici e 27 antigenici. Questo è il. I dati di, di oggi abbiamo tra questi 31 eh, persone che hanno più di 70 anni, uno, un bambino tra 0 e 2 anni, ne abbiamo 4 tra i 16 anni, 3 tra gli 11 e i 13 anni e 5 tra i 14 e i 19. Purtroppo ad oggi registriamo 14 decessi che sono appunto avvenuti tra eh, la giornata di ieri, nel weekend e oggi e di questi 6 sono avvenuti presso i nostri ospedali. E gli altri nel, presso le RSA. Ad oggi abbiamo 476 pazienti ricoverati, di cui 53 sono in terapia intensiva. Ieri sono stati registrati 34 nuovi ricoveri e 13 sono state le dimissioni. Quindi questi sono i dati appunto della giornata odierna. Grazie, Presidente Fugatti allora, ci sono novità per quanto riguarda eh, le restrizioni in vista delle festività natalizie, eh, ci sono delle domande da parte dei colleghi in tal senso Buonasera c'è un dibattito in corso a livello governativo attendiamo anche le, le proposte per poi diciamo eh, valutare queste, queste proposte mm, pare che ci sia la volontà ma queste sono indiscrezioni giornalistiche da parte del governo di eh, arrivare ad una restrizione generalizzata su tutto, su tutto il territorio e attendiamo di capire qual è la portata di queste notizie. Noi oggi però dobbiamo commentare una situazione nostra che è alquanto critica e molto, e molto, e molto preoccupante. I dati di oggi ci segnalano 15 eh, ricoveri in più rispetto a ieri e eh, di questi 5 nel, in più nella terapia intensiva. Era un diverso tempo che non avevamo un 5 in più in un solo giorno nella terapia intensiva, è un dato eh, preoccupante oggettivamente, eh, va capito se è una, una, una questione, chiamiamola... Uh, un salto normale oppure se è un percorso. E crediamo e auspichiamo che sia ovviamente una, una, un picco uh, che, che, poi torna, che poi torna a scendere, però questo mette eh, chiaramente in difficoltà la, 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 il sistema perché 5 reanimazioni in più in un giorno solo sono, sono preoccupanti. Però abbiamo fatto un'altra analisi. Con i nostri tecnici oggi per capire sostanzialmente per quale motivo di fronte ad un contagio che eh, si è eh, oggettivamente stabilizzato negli ultimi 20 giorni, diciamo in, in Trentino, cioè non c'è stato un aumento eh, del, del contagio, c'è stata una stabilizzazione, anche un, anzi un, un, leggero, un leggero calo, eh, siamo probabilmente sul picco della curva. Diciamo, e, stiamo, e, 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 ci, e ci siamo stabilizzati, però nonostante questo la, eh, la, il livello delle ospedalizzazioni è ancora molto, molto elevato. Allora siamo andati a fare una ricerca eh, sul dato degli over 70 per capire se di fronte ad una stabilizzazione che c'è eh, del, del contagio eh, qual, mh, ci fosse stata un aumento del dei positivi tra gli over 70. E questo è quello che abbiamo trovato soprattutto negli ultimi 10 eh, giorni. E se precedentemente, diciamo, durante il mese di novembre, diciamo, di, di, diciamo così, il livello del, dei positivi ultra settantenni è sempre stato fra il 14 e il 15% sul totale dei, dei, dei contagiati, tra il primo di dicembre e il 10 di dicembre questo è schizzato al 25%, e quindi, sapendo che gli ultrasettantenni sono quelli che poi hanno più probabilità di andare nelle, in ospedale, di essere ospedalizzati e anche di andare in terapia intensiva e purtroppo anche di, eh, di, essere, eh, di, di essere poi tra i deceduti, oggi registriamo un numero importante: 14 deceduti sono numeri, sono numeri pesanti, e. E c'è questo picco, diciamo, nei, nei primi dieci giorni di dicembre, c'è questa crescita percentuale degli, delle, dei contagi tra gli over 70. Questo ci deve far riflettere. Questo ci deve far riflettere, è brutto dirlo: deve far riflettere eh, anche i nostri anziani, deve far riflettere le nostre famiglie, deve far riflettere i nostri giovani, perché. Eh, se è ben vero che sta passando, purtroppo è diverso la fase 1 dalla fase 2, cioè questa fase 2 è diversa dalla fase 1 anche nella percezione dei, dei cittadini della, della de, 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 de gravità. Però questo che diciamo oggi è un dato, diciamo, lo statistico. C'è stato un balzo nei contagiati fra gli over 70. Questo ci preoccupa molto perché ciò vuol dire che essendoci un balzo tra gli over 70 e tra i contagiati, se l'ospedalizzazione dovrebbero calare perché comunque c'è stata una stabilizzazione se non un calo del contagio, questo ci fa pensare che eh, è, è, molto, è molto rischioso. Quindi io devo riaggiornare le, le, le sollecitazioni, devo riaggiornare le, eh, i richiami ai, ai, ai cittadini trentini, lo devo fare ai giovani nel rispetto degli anziani e lo devo fare agli anziani nel rispetto di se stessi e della loro... E della loro e della loro famiglia. È chiaro che rispettare le regole non è semplice, eh, non avere uh, frequentazioni sociali eh, tipiche e, e abitudinali diciamo, degli, degli anziani non è semplice, però eh, questo dato è un dato che ci preoccupa non poco, anche, lo dobbiamo dire, in vista delle, delle festività natalizie, perché se prima delle festività natalizie, cioè tra il primo di dicembre e il 10 di dicembre abbiamo avuto questo picco, io sono preoccupato per quello che può succedere durante le feste natalizie. E questo ce lo dobbiamo, ce lo dobbiamo, ce lo dobbiamo sinceramente, sinceramente, sinceramente dire. Ora vedremo se i dati diciamo, dei prossimi giorni, di questa settimana, confermeranno questo. Però questo è un dato molto preoccupante perché ciò vuol dire che il contagio può anche fermarsi o diminuire, ma se aumenta il livello dei contagiati, All'interno del monte contagi. Anziani è chiaro che le ospedalizzazioni non, non, non calano, perché è più improbabile che un anziano contagiato ha maggiori probabilità di entrare diciamo, all'interno del circuito, di ammalarsi e di entrare all'interno del circuito ospedaliero. Quindi sono a rinnovare l'invito, sono a rinnovare la prudenza, sono a rinnovare l'attenzione, sono a rinnovare la, la responsabilità. E soprattutto nei confronti dei nostri, dei nostri anziani. Oggi è notizia, vi ricordate che io ieri avevo dato notizia di un'interlocuzione che avevo avuto col ministro Speranza riguardo al fatto che il Trentino era stato un po' qua e là descritto, eh, io di noi diciamo in modo fuorviante, eh, sul, sul tema dei tamponi, anche eh, non solo in Trentino ma anche a livello nazionale. Quindi avevo chiamato il ministro e ho detto: ma scusi. Eh, lei, lei riscontra qualcosa, signor Ministro? Il Ministro mi ha detto, guardi, vada Presidente, noi eh, riteniamo che eh, questo tema non lo conosciamo, nel senso che non, 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 abbiamo, non abbiamo sensazioni di questo tipo sui dati trentini. E Infatti eh, la notizia di oggi è che eh, il Ministero del, della Salute, come avevo detto ieri, avevo detto che il Ministro mi aveva anticipato che arrivavano a circolare del Ministero della Salute che... Eh, diciamo, spiegava eh, secondo quello che dice l'SDC che è l'agenzia diciamo, per, per la, europea per la, per, la, per la salute e, eh, e, questo, e questa circolare del, del Ministero fa chiarezza su quanto possa servire un tampone antigenico rispetto a un tampone molecolare e noi abbiamo spiegato nei giorni scorsi che il Trentino Aveva adottato la scelta già prevista da una circolare del 30 di ottobre del, del Ministero di poter, fare, di poter confermare un tampone antigenico positivo con un molecolare entro il decimo giorno. E quindi entro il decimo giorno c'era una circolare e c'è una circolare che, che prevede questo, dando diciamo, eh, in, in caso di sintomaticità del soggetto sottoposto a test antigenico dando un'importanza al valore del test antigenico, oggi questa importanza come abbiamo fatto noi eh, in Trentino interpretando in modo corretto quella, circola, quella circolare che è qui, eh, che è qui eh, spiegata dove eh, si vede che eh, adesso non so se riusciamo a leggerla ma nel, 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 nell'asterisco che c'è su questa pagina si dice che in caso di collegamento epidemiologico più eh, possibilità a test antigenici, sostanzialmente vale il tema che il test antigenico non è, può essere fatto eh, dal, dal molecolare entro il, entro il decimo giorno. Ora questa circolare sostanzialmente sdogana questo dicendo che un, una conseguenza importante di questa circolare è quella di non rendere più necessario di fronte ad un antigenico positivo, fare il tampone molecolare di, eh, di conferma. Quindi va anche oltre rispetto a quanto noi, eh, noi stiamo già facendo, interpretando e rispettando quella circolare del Ministero della, della, della Salute. Questo per spiegare ancora una volta che come ci stiamo muovendo all'interno delle regole disciplinate dal Ministero della Salute, ci stiamo muovendo rispettando queste regole del Ministero della, della Salute. Mi collegherei adesso con il dottor Rusciti. C'è una domanda di un collega che parla di situazione appunto difficile negli ospedali. Si pensa a quale provvedimento? Si aspettano indicazioni da Roma? Questa in effetti è una circolare che stiamo applicando e che arriva dal Ministero. Si sta discutendo di un lockdown alla tedesca nelle settimane di festa. Poi magari sentiamo anche il Presidente su questo tema. Allora, dottor Rusciti, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora. Da una parte ascoltiamo anche noi come voi ciò che eh, appare sui media. Da ieri sera, dopo che Angela Merkel ha comunicato che in Germania, in accordo con le regioni, cioè il Miroländer, ci sarà un lockdown importante, abbiamo saputo e appreso, ma per ora solamente dai media, non tecnicamente, che c'è un ragionamento analogo per quello che riguarda anche l'intero paese. È evidente che quello che noi stiamo osservando, soprattutto sull'arco alpino, quindi. Come diceva il Presidente, frivoli compreso, che è stato arancione, e ci induce a delle riflessioni. Eh, abbiamo fatto questa operazione sul del 70, stiamo cercando di capire se la residenzialità, la modalità di vivere delle persone in montagna possa favorire la circolazione del virus, ma è evidente che la preoccupazione per ciò che accadrà durante le festività, la voglia che ognuno di noi ha di essere in famiglia, è potenzialmente estremamente pericoloso. Per quello che riguarda gli ospedali, attendiamo indicazioni da Roma. C'è una costante attenzione e ridistribuzione delle persone in tutti gli ospedali della provincia autonoma di Trento. C'è una forte presenza di residenzialità seguita dalle cure primarie. È evidente che quello che ci preoccupa è soprattutto la popolazione più anziana, che abbiamo dotato di ossimetri. C'è una rete fatta dagli USCA. C'è un controllo e monitoraggio da parte del centro Covid che abbiamo istituito presso l'azienda. Ma è evidente che rispetto a due mesi fa. L'alzarsi dell'età media di coloro che sono positivi ci preoccupa molto. Ecco, Presidente, deve aggiungere qualcosa su questo tema. C'è anche una domanda eh, che riguarda l'organizzazione della medicina territoriale, in particolare come vengono seguiti i pazienti da casa. Non so se risponde lei, l'assessore o il dottor Ruscitti. Ma Su questo, che è una domanda più tecnica, lascia rispondere il dottor Benettolo o il dottor Ruscitti. Però... Fa, fa riflettere, fanno riflettere le, le decisioni che sta prendendo la Germania in queste, in queste ore. Questo anche per far capire la portata dell'evento che stiamo gestendo e che stiamo vivendo. Quindi quando diciamo, sentiamo alcune critiche, del tutto legittime, le critiche ci mancherebbe in una situazione eh, che stiamo gestendo con difficoltà in, in Trentino, così come si gestisce in difficoltà. In, uh, in, da tante altre parti e sentiamo tante lezioni su come si dovrebbe fare in modo diverso, come sarebbe diversa la situazione se si fosse fatto così o come, o come si sarebbe potuto fare se invece di fare così voi facevate in un altro modo, tipico diciamo comportamento di quando comunque si vuole contestare le scelte fatte, noi diciamo se non volete guardare a cosa accade in Italia perché comunque la situazione è, è, è critica in Italia come l'è critica, anzi molto critica in Trentino, le scelte della Germania che solitamente la Germania veniva descritta come l'esempio, fatte come la Germania si dicevano, la Germania ha tanti posti di terapia intensiva, la Germania sa fare la sanità territoriale, la Germania ecco adesso vediamo le scelte sta facendo la Merkel, questo per dire cosa? Per dire che mh, su questo tema eh, de, del Covid le difficoltà ci sono per tutti, siamo in una situazione che non è mai accaduta e non, si, non, possiamo, e non basta dire avete gestito il Covid 1, a dovreste aver imparato e fate il Covid 2, perché il Covid 2 in termini di tempo, di gestione, siamo già oltre, perché i tempi, le settimane in cui stiamo vivendo e gestendo questa situazione sono già di più rispetto al tempo del, del, del Covid-1. Il Covid-1 era arrivato in una situazione in cui si andava verso la primavera adesso stiamo andando verso l'inverno e probabilmente se non se ne va e se la Germania ha deciso di richiudere tutto probabilmente vuol dire che non se ne va eh, vorremmo fosse così ma pur, pur, purtroppo a questo non sta a, a, accadendo. Ecco, i maestri in giro benissimo, okay, va benissimo. Maestri sulle, sulle scrivanie, maestri che leggono, però poi bisogna essere in prima linea e provare, e provare a gestire le situazioni che non sono mai successe. Che non sono mai successe, e quindi eh, lezioni ne prendiamo sempre, co eh, diciamo consigli costruttivi li prendiamo. Dopodiché guardate cosa sta accadendo, voglio dire. Eh, in questo caso in Germania, nel paese eh, che è stato classificato come quello che lo sapeva gestire meglio. Purtroppo vediamo che anche la Germania è costretta a fare un, un, lockdown, un lockdown totale. Guardiamo per esempio cosa sta accadendo in diverse regioni. Oggi le, 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 le realtà più colpite sembrano essere quelle del, del Nord-Est in questa fase, io dico in queste settimane, in questi giorni. Poi le, le settimane prima... Erano altri territori, ma per esempio, prendiamo il Friuli che ha avuto due settimane di, eh, di zona Arancione e ha ancora, oggi che è uscito dalla zona Arancione ancora, ha ancora difficoltà. Quindi, regole mh, diciamo, da seguire si dimostra che non è facile averle e non è facile eh, inventarle. Occorre gestirle diciamo, eh, giorno per giorno con la giusta consapevolezza di quanto riusciamo a mettere in campo come strutture sanitarie, come, come capacità del personale, che questa è sicuramente, è sicuramente centrale. Bene, allora dottor Benettollo, completiamo la risposta. Organizzazione medicina territoriale, come vengono seguiti i pazienti a casa? È pensabile un ripensamento, un riposizionamento? direi assolutamente che eh, di no, quello che è servito in fase 1 è quello che sta servendo anche in eh, fase 2. Il, il nostro territorio è un territorio che da sempre ha come punto di forza quello delle cure domiciliari e eh, per fortuna questo sistema è quello che eh, ci sta servendo particolarmente anche nel caso dei, dei malati Covid. Quindi eh, sappiamo che la grande maggioranza delle persone che sono a casa in quarantena eh, sono eh, pauci sintomatiche, erano pochi sintomi o addirittura nessuno. Sappiamo che c'è una quota di pazienti che invece ha problemi più significativi e in questo caso sono seguiti su segnalazione di medici di medicina generale o direttamente per il monitoraggio attivo dei nostri servizi, delle cure domiciliari. Questi, questi pazienti sono seguiti con eh, l'assistenza infermieristica dove serve abbiamo i medici USCA che con gli infermieri di solito, eventualmente anche da soli, vanno a domicilio e poi si tengono in contatto con eh, i medici di medicina generale. Si fornisce nei casi più dove c'è un impegno respiratorio il saturimetro in modo da eh, poter valutare la saturazione d'ossigeno che l'esperienza nostra e poi anche le linee guida che sono state aggiornate anche recentemente hanno dimostrato essere uno dei parametri fondamentali. È uscito anche proprio la settimana scorsa, sono uscite le nuove linee guida per le cure domiciliari che di fatto abbiamo studiato per vedere se era necessario adattare il protocollo che è stato messo a punto durante l'estate dai medici dell'ospedale, dagli infermieri delle cure domiciliari, dai medici di medicina generale che poi era stato diffuso. In realtà gli adattamenti che abbiamo dovuto fare sono pochissimi. Quindi io direi che no, il nostro sistema delle cure domiciliari come in fase 1 è... Quello che sta con consentendo al sistema sanitario trentino di reggere questo grosso impatto che il Presidente ha ricordato di contagi, in particolare nelle persone anziane. Questo è uno dei nostri punti di forza. In effetti, i pazienti che vengono ricoverati mediamente hanno una situazione che richiede il ricovero perché è impegnativa e anzi stiamo vedendo anche dei numeri di oggi che una quota di questi poi ha bisogno anche di cure semintensive o di cure intensive, quindi io non direi proprio che i nostri ricoveri in ospedale attualmente siano inappropriati. I ricoveri che abbiamo in ospedale sono appropriati. Il tema è quello di limitare il numero dei contagi. Se non riusciamo a limitare il numero dei contagi, eh, poi una quota di queste persone che si ammalano hanno bisogno di ospedale, una quota di quelli che hanno bisogno di ospedale ha bisogno di cure intensive. Dobbiamo riuscire a fare in modo che le persone anziane in particolare non si ammalino. Bene. Se gli anziani non si ammalino, bisogna che nessuno, si, che pochi si ammalino. Dobbiamo stringere un po' perché tra commenti e domande ce ne sono tantissime e non so se riusciremo a rispondere a tutto. Quindi eh, innanzitutto c'è un collega che ci chiede se diamo la situazione dei contagiati tra operatori sanitari e RSA, se abbiamo questo dato. E un altro collega ci dice di fare un po' più eh, un riepilogo e che, di rimere un dato che sembra non collimare con quanto comunicato alla protezione civile, in particolare sui contagi, nuovi contagi di oggi. Prego. Il, allora, per quanto riguarda quest'ultimo punto, i dati che vengono diffusi a livello nazionale sono uh, quelli dei tamponi molecolari. E quindi gli 84 più i 30 che fa 114. I 30 sono i molecolari che in, nei giorni precedenti avevano già avuto un tampone antigenico eh, positivo. Noi okay. in più abbiamo fornito al. Presidente, che ha appena presentato anche il dato dei eh, test antigenici positivi e che sono altri 27 per quanto riguarda la giornata di, di oggi. Operatori contagiati, molto rapidamente. Operatori contagiati, qui c'è in realtà una parziale buona notizia. In questo momento ho in mente soprattutto i dati delle, degli operatori in RSA perché li avevo guardati proprio questa mattina. Il, eh, abbiamo ancora circa 200 operatori del sistema RSA che oggi sono casi attivi, quindi questa è una notizia pesante evidentemente anche per eh, la tenuta del sistema, però c'è da dire che 15 giorni fa erano il doppio, poco più di 15, il 28 novembre erano più del doppio, quindi bene da questo punto di vista. Per gli operatori dell'azienda della, dell sanitaria, a grosso modo, il trend è analogo, quindi c'è un impegno e c'è un miglioramento. Bene. Eh, allora, eh, presidente, ci sono alcune domande per lei, eh, arrivano anche dai cittadini. Eh, per esempio, rischiamo la zona arancione? Beh, certamente siamo a rischio zona arancione, soprattutto sul dato delle ospedalizzazioni, come lo eravamo settimana scorsa, come lo eravamo eh, diciamo, negli ultimi tre monitoraggi. Per questa settimana possiamo prevedere che ci sia un miglioramento di alcuni indicatori, che erano quelli che ci avevano messo in, in, diciamo, a rischio alto, quegli indicatori lì diciamo, dovrebbero, mh, dovrebbero migliorare. Il dato dell'ospedalizzazione delle terapie intensive è un dato oggettivamente molto critico che potrebbe anche, però non lo sappiamo, non è una scelta ovviamente che, eh, che noi oggi a martedì possiamo, possiamo sapere, che ci potrebbe portare anche in zona arancione. Va detto che quei numeri lì comunque li abbiamo già avuti, più su più meno dipende da, 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 dalla settimana, però in che la situazione sia critica è un dato oggettivo. Però leggendo anche uh, un'altra un un domanda... E provando anche a spiegare quello che ho, quello che ho detto prima, perché qualcuno eh, ci dice, Vabbè, ma eh, Presidente, lei diceva che eh, non c'era rischio tenendo aperte le scuole, è vero, lo, 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 lo abbiamo detto, eh, oppure diceva sugli impianti sciistici, oppure diceva che eh, il contagio era in calo e quindi si dovevano calare le ospedalizzazioni, è vero, lo abbiamo detto, però è accaduto eh, negli ultimi dieci giorni una cosa che non era prevedibile, e cioè che quasi raddoppiasse il numero dei, in termini percentuali, il numero dei contagiati ultra settantenni che abbiamo avuto negli ultimi dieci giorni. Questo è uno di quegli aspetti che diciamo, sostanzialmente non è che si potevi, li potevi prevedere. Se il contagio fosse stato costante, probabilmente eh, avremmo eh, avuto un numero min, diciamo, minore rispetto a questo picco pesante che abbiamo avuto tra i contagiati fra gli ultra settantenni Avendo questo aspetto, passando, ripeto, da un 14-15% dei, dei delle prime settimane di novembre a un 25%, per, scusate, delle ultime due settimane di novembre, a un 25% dei primi 10 giorni di dicembre, eh, questo è un dato, oh, è un dato che eh, si ripercuote poi sul numeri all'interno degli, de, de, degli, de, degli ospedali. Questa era una cosa che potevamo prevedere. Tutto si può prevedere a questo mondo, sia chiaro, è tutto, però era una cosa che eh, tra novembre a novembre non era accaduta. Sempre molto rapidamente, perché siamo molto in ritardo. Presidente, ci sono abbastanza posti in rianimazione? chiede una collega. Sì, post i posti in rianimazione e cinque posti in più sono importanti, non, non, non c'è dubbio, a differenza dell'altra volta, come ho detto ieri, eh, non essendoci un lockdown totale cioè una zona dove, dove non c'erano movimentazioni nel Covid-1, COVID c'è anche il rischio che oltre alle terapie intensive che crescono per il Covid ci possano essere altri eh, tipi di malattie per cui necessitano le, 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 le terapie intensive. I posti di terapia intensiva, eravamo arrivati a eh, 90 eh, per Covid nella, nel COVID nella prima nella prima fase, è chiaro che una crescita dei numeri che c'è stata oggi, auspichiamo non ci sia nei prossimi giorni, ovviamente mh, può essere sicuramente eh, gestita, però rischia di eh, mettere diciamo, in stand-by o comunque in difficoltà l'operatività di altri settori, perché non ci sono solo purtroppo i malati di Covid, ci sono anche gli altri, gli altri malati. E in questa fase in cui non c'è un lockdown totale eh, si rischia che ci siano anche terapie intensive che crescono per un incidente piuttosto che un infortunio sul lavoro, e quei posti lì sono posti che nel Covid-1 siccome non si lavorava e non c'era la movimentazione, o si lavorava poco diciamo, e non c'era la movimentazione, erano, eh, questo rischio era minore. Paccini, eh, un collega ci chiede se eh, questa decisione di somministrare i primi 10.000 al personale sanitario si può rivedere visto che ci preoccupano particolarmente gli anziani. Eh, vabbè, questa, questa, allora, è una decisione del governo nazionale, ma voglio dire, mi sento anche di, di, di condividerla, quella di vaccinare le persone più a rischio eh, o, o, operativo. Eh, è la classica scelta tu dici se, se vaccino per prima gli anziani eh, poi c'è il personale sanitario che viene, che viene diciamo in secondo piano se, se vaccino prima il personale sanitario poi ci sono gli anziani che vengono in secondo piano sono le classiche scelte non facili eh, che in questa fase eh, bisogna fare qualcuno se ne assumerà la responsabilità ma è la dimostrazione che queste scelte credo che bah, forse non sono mai state fatte in passato su chi vaccinare per primo perché tanti vaccini c'erano e non era la prima volta. Anche questo è la dimostrazione di come è difficile gestire questa situazione e come sia la prima volta in assoluto che capita, e quindi la gestiremo anche questa come abbiamo gestito finora, restando comunque sempre, sempre operativi e, eh, e funzionali, perché questo è quello che il Trentino ha fatto finora. Credo che ci sia spazio per quest'ultima domanda, Presidente. Un collega ci chiede, oggi c'era il Consiglio, che cosa ne pensa della risoluzione del PAT per avere i dati giusti sul Covid e se poi lei darà queste cifre in aula. I dati giusti li abbiamo sempre dati, quelli che il Ministero della Salute ritiene giusti, non quello che ritengono giusti, eh, giusti diciamo, chiunque possa, li possa chiedere. Quelli che il Ministero della Salute ha richiesto noi li abbiamo comunicati, li abbiamo comunicati. Anche qui, sulla base di quelle che saranno le comunicazioni del Ministero della Salute e anche sulla base dei dati che, che mettiamo insieme, questi dati li comunicheremo nei tempi e nei modi che eh, riteniamo opportuni. Bene, allora ci lasciamo qui, Presidente. Probabilmente faremo un nuovo aggiornamento domani. Grazie a tutti e buona serata.